collega una sua analisi sulle recenti elezioni amministrative. Beh, parliamo di Trieste o della regione? Di Trieste. Beh, l'analisi è che c'è stato sì un forte recupero durante la fase del ballottaggio, però non è stato sufficiente a far comprendere ai cittadini triestini, dal mio punto di vista, qual era la scelta migliore. Cioè, giustamente rispetto il voto dei cittadini, perché così è la legge della democrazia, però sono convinto che non sempre i cittadini riescano a individuare quali sono le scelte migliori per il futuro di questa città. Il lavoro che ha svolto Cosolini in questi anni ha dato davvero una svolta strategica per il futuro dei prossimi 10-20 anni di questa città. Evidentemente molti cittadini non hanno capito, perché sono molto più attenti ad alcune cose assolutamente importanti come il decoro della città e via dicendo, che però non vedo neanche che cosa ci fosse di negativo in questo tipo di situazione della città. È stata passata avanti una narrazione che faceva di questa città una città assolutamente sporca, in preda non si sa bene a quali difficoltà di carattere di pulizia e via dicendo, che se uno va in giro per il centro e vede assolutamente questo non esiste, tant'è vero che proprio negli ultimi 5 anni il turismo è aumentato del 20%, questo a riconoscenza di una città stimata, ammirata in tutto il paese. Ora per il Partito Democratico quali scenari si potrebbero aprire? Ma per il Partito Democratico credo che la cosa doverosa sia un'analisi del perché tutto questo è avvenuto, capire quali sono stati dei nostri limiti, perché evidentemente se i cittadini o una certa parte dei cittadini non ha capito le cose anche giuste che sono state fatte, dobbiamo anche pensare che è colpa nostra, cioè c'è stata una carenza nella comunicazione, nel far conoscere, nel far sapere, evidentemente, quindi questo, e anche nel rapporto, direi, perché spesso tante volte il rapporto con i cittadini è fondamentale, che non basta fare le cose giuste, bisogna anche stare con i cittadini, raccontare le cose che si fanno e ascoltare le cose che loro ti chiedono. Ecco, questa è la cosa fondamentale e forse questo in parte è mancato.